Il 2015 per la sezione Avis di Fano è stato l'anno dei record per numeri ed eventi. Iniziamo dai primi. Record di donazioni con 4.950 tra sangue e derivati e un consolidato di 2.500 soci e oltre 40 volontari che collaborano ai punti Avis e nelle iniziative esterne della sezione. I secondi. Il più importante di tutti, il 65esimo anniversario che ricorreva quest'anno, che è stata l'occasione per fare il punto sulla strada percorsa da quando quei 20 lungimiranti fondatori pensarono di iniziare questa meravigliosa avventura. E poi gli oltre 40 eventi estivi ai quali Avis Fano ha partecipato e i progetti, da Vivi il lato sano dello sport ad Avis Scuola, per finire ai Donor Day, che sono delle vere e proprie calamite di donazioni. Presentato questa mattina nella sede della sezione fanese il bilancio dell'anno appena trascorso da un'orgogliosa Luciana Peroni. È un momento importante perché ha modo, da modo, tutta la città di rappresentare le attività che Avis porta avanti durante l'anno, in questo caso specifico essendo il terzo bilancio dell'anno 2015. È composto anche di molte rappresentazioni fotografiche perché, come sappiamo, la fotografia proprio dettaglia bene, rende visibile tutte queste attività. Ovviamente le attività che sono svolte sono frutto di un insieme di persone, di tanti volontari che operano sul territorio, e questa attività viene fatta per mantenere sempre vivo la necessità del sangue che si ha nella nostra città, che per questa grande promozione che noi facciamo è autosufficiente, anzi addirittura viene anche a volte dato attraverso i centri trasfusionali anche da altri presidi ospedalieri. Peraltro, cosa succede? Che essere donatore è un vantaggio anche per il donatore stesso, perché noi lo definiamo il cittadino più controllato a spese dello Stato, perché annualmente vengono fatti gli esami annuali gratuiti al centro trasfusionale, e quindi questo permette di fare uno stile di vita sano e quindi di porsi come un cittadino veramente attivo nella città. Andrea Vitale, che anno è stato questo passato per l'Avis? Si è caratterizzato con alcuni eventi molto importanti, fra cui quello dello sport, che ha riscosso tanti donatori e tanti sportivi, con Giochi in Avis, lo sport ti dona, e anche con la donazione in rosa, ormai una particolarità di Avis Fano, che ha portato dei numeri veramente molto belli, ma soprattutto una sensibilità spiccata. Quindi è stata una trasfusione di energia dei donatori a noi dirigenti e ovviamente a tutti i pazienti dell'ospedale che necessitano di questa cura.